Sfida interamente giallorossa al Tubaldi di Recanati con i leopardiani opposti al giovane Giulianova. Il tecnico di Casamagrini deve rinunciare agli infortunati D'Angelo e Lacheb e punta tutto su Miani e Latini per tentare di perforare la peggior difesa del torneo e spazzare via le due sconfitte consecutive e il pareggio di Isernia una gara fa. Dall'altra parte il Giulianova di Giorgini, che dovrà ancora attendere prima di avere a disposizione il talentuoso brasiliano Straccia, si affida alla velocità di Giampaolo e sborgia in attacco. Ex di turno Mariani. Si parte con i giuliesi giallorossi da una parte e la recanatese in bianco dall'altra. Entrambe le formazioni si schierano con un 4-4-2. Subito un lancio in avanti per Latini, che non aggancia e l'estremo ospite fa una buona guardia. All'ottavo minuto punizione per la recanatese dalla tre quarti, sul punto di battuta Cianni, che tenta di sorprendere Zaccagnini dal lato della barriera, ma il tiro si spegne a lato. Al tredicesimo ci prova il Giulianova con una botta dalla distanza, ma Verdicchio è attento e para a terra. Al quarto d'ora arrivano anche i sostenitori giuliesi, che subito si fanno sentire al Tubaldi. Pericolosa al diciassettesimo la recanatese, bel lancio dalle retrovie, stop a seguire di Garcia, che salta un difensore e dal limite tenta il tiro, ma è alto sopra la traversa. Al ventottesimo sfiora il gol la recanatese con Garcia, anticipato proprio al momento della conclusione. Angolo. Miani, dopo una serie di batti e ribatti di testa, sfiora il gol. La rete arriva un minuto dopo con Latini, che capitalizza un errore della difesa giuliese e di testa trafigge il portiere giallorosso. Al 41esimo si vede un bel contropiede dei padroni di casa. Latini cambia gioco per Mariani, che controlla, supera in velocità un difensore e batte a colpo sicuro, ma la palla si spegne di un niente alla destra di Zaccagnini. Nell'intervallo monta la tensione nel settore dei sostenitori del Giulianova, furiosi con Feliziani, reo di aver creato tensione in seno alla società e alla squadra. Nella ripresa il Giulianova riparte più aggressivo, ma appare poco lucido in avanti. Al 16esimo del secondo tempo il solito Garcia pennella una palla per la testa di Miani, che non inquadra la porta ospite. Alla mezz'ora ancora Miani di testa, Zaccagnini accompagna con lo sguardo la palla sopra la traversa. Al 35esimo percussione di Agostinelli sulla destra in velocità, prova a mettere al centro ma la difesa spazza via. Al rimbaggio del Giulianova sul finale, ma di vere occasioni non c'è ombra, solo un tiro di Mastrilli al 92esimo. Al Tubaldi c'è solo il tempo per la standing ovation per Capitan Garcia, uno dei migliori in campo. La recanatese torna alla vittoria e il Giulianova resta a quota 0 punti in classifica.